direi che abbiamo giocato bene fino alla fine, è normale che un uomo in meno, è stato tutto molto più complicato. Poi è stata una partita difficile, insomma, un uomo in meno e siamo andati subito sotto appena preso il gol, appena c'è stata l'espulsione, però insomma i ragazzi penso che hanno dato il massimo di quello che potevano fare. Non lo so, sono sincero, non ho sentito l'urlo del giocatore della Jesina, non so se l'ha fatto o non l'ha fatto, se l'ha espulso, evidentemente ha visto bene così. Partita difficile perché appunto tutto non in meno, perché la Jesina se l'aspettava così. Io non credo che la Jesina abbia fatto una delle sue migliori partite, fino a che eravamo 11 contro 11, il pallino l'abbiamo tenuto noi, abbiamo avuto occasioni noi, anche dopo non è che ci hanno impensierito più di tanto, le occasioni importanti le hanno avute alla fine quando ci siamo sbilanciati per cercare il pareggio, perciò la Jesina ce l'aspettavamo così, insomma, una squadra che si sbilancia un pochino, che lascia spazio alle ripartenze, però ripeto, 11 contro 11 non abbiamo giocato sulle ripartenze, il pallone ce l'abbiamo avuto più noi che loro, poi gli equilibri, la differenza dell'uomo ha fatto saltare un pochino quella che è stata la partita in mezzo al campo. È stata una settimana difficile? È un momento molto difficile, ci mancavano 5-6 giocatori, ci sono fatti male tutti e tre i ragazzini under, e è un momento un po' difficile, però ripeto, per quanto bisogna partire dalla prestazione che hanno fatto i ragazzi. Se in questo momento ragioniamo sui numeri c'è da mettersi le mani nei capelli, però fortunatamente il campionato è ancora lungo e dobbiamo cercare un attimo di staccarmi e di rimettere a posto le cose. Comunque anche in testa No, infatti già sapevamo che anche perdendo, perché cioè allora Bellini, Mania e Di Fino sono i tre ragazzini, poi ci mancavano Di Iori e Cipriani, giocatori importanti per questa squadra, però anche perdendo sappiamo che saremmo rimasti a 6 punti dai primi in classifica, quindi non c'è da drammatizzare, dispiace perché la partita, insomma, nel primo tempo abbiamo giocato meglio noi, poi l'espulsione, il gol, il gran gol che ha fatto il giocatore della Jesina ha fatto saltare gli equilibri, dopo non ce l'abbiamo fatta recuperare nonostante abbiamo creato qualcosa di importante e si riparte da qua, dai. Grazie.